Siamo con Blacetta. Blacetta, ci racconti un po' la partita di oggi? Abbiamo giocato una grandissima partita con tanto cuore. Sono passati loro in vantaggio 1-0 su un rigore che c'era, sì, però è stato bravo l'attaccante con un grande spalla a Palotelli, diciamo, con molta esperienza, si è buttato e poi dopo il rigore però c'era. E poi un certo Blacetta ha pareggiato di testa, erano 6 anni che Blacetta non segnava un gol di testa. Positivo, abbiamo fatto una partita straordinaria, veramente straordinaria, con tanto cuore, e pareggio giustissimo, abbiamo preso il gol attraverso un Bartolino che poteva far cambiare il risultato, comunque il pareggio è giusto, contro una squadra che è tra le favorite per la vittoria del campionato. Come sta andando questo campionato secondo lei? No, questo campionato le aspettative non erano queste, credevamo che dovevamo galleggiare sul... più o meno nel basso fondo, diciamo metà classifica, però siamo quarti, ci stiamo credendo, i playoff li possiamo raggiungere tranquillamente, contro San Felice speriamo. Sta andando più che bene quindi? Sì, sta andando benissimo, poi ogni tanto si inserisce qualche bomber che segna come Gimio, come Romario, quindi la partita del campionato è bellissima. Fasciullo, la partita scorsa lei ha salvato la partita. È stato un colpo di fortuna trovarsi con la palla in mezzo ai piedi, guarda. Poi le scarpette per me, per me le lacrime del Blacetta a fine della partita contro il San Felice sono valse tanto. La mia corsa che vado a fare al campo, la cappella tutti i giorni, valgono sangue per questa squadra. Per me ci sono due colori nella mia vita, sono il bianco e il rosso. E qui concludo la mia intervista. Grazie, grazie a tutti e due. Partita, siamo col capitano. Perfetto, partita eccellente. Devo dire che oggi è stato un sacrificio da parte di tutti, superiore, però il migliore in campo è stato il signor Stefano Bartolino. Adesso passa la parola a lui che deve dire la sua e deve essere così sempre. Dai. È vero. Una parola, dai. È stata una bellissima partita, combattutissima, ma devo fare complimenti a tutta la squadra che ha portato il sangue. Corre con un pentolino sulla fascia Bartolino. Al nostro portiere, che effettivamente è un grandissimo portiere, solo che deve mettere un po' la testa a posto, ma l'ha messa, perché sennò con noi qua non ci verrà più. Già, due espulsioni, come le critica? Ah, da vergognarsi. Sono frappuso da 20 anni, hai fa ammazzato, ma dove hai? Ma dove cazzo hai? Aspetta, però volevo dire anche un'altra cosa, il portiere meno battuto del campionato? Ma perché? C'è una tripletta a un centrocampo che fa paura! Scusa! Allora, intervista al padre del portiere. Allora, caro Angelo, allora, ti diamo la parola, anche perché è giusto, se fai parte di questa squadra e ti vedo in forma, sbagliate, prima o poi farà l'esordio. Grazie! Ma io già l'ho fatto! Io l'ho fatto!